Gran Bretagna e Francia stanno litigando di nuovo per questioni ittiche. In base all'accordo commerciale sulla Brexit, l'Unione Europea e il Regno Unito hanno concordato di concedere licenze alle barche se possono dimostrare di aver pescato nelle acque l'una dell'altra per anni. Ma ci sono stati disaccordi su quante prove siano necessarie. Questo ha infastidito la Francia quando le domande dei suoi pescherecci sono state respinte dal Regno Unito e dal Jersey per pescare nell'area delle isole del canale. Eppure il comparto rappresenta solo lo 0,1% dell'economia britannica, mentre è solo lo 0,06% di quella francese. Allora, perché tutta questa tensione? La pesca in termini economici è una parte minuscola dell'economia della Francia e dell'economia del Regno Unito, ma c'è un'importanza politica in queste sedi costiere. Il presidente Macron, ovviamente, ha le elezioni in arrivo l'anno prossimo. Penso che per Boris Johnson è invece la necessità politica di fare appello a queste comunità che si sono sentite trascurate per molti anni da Londra, e con questo programma di livellamento le città costiere sono uno degli obiettivi di quell'agenda. Sarebbe strano se i governi britannici voltassero le spalle a quelle comunità che dicono di voler aiutare. Tuttavia, questa nuova discussione potrebbe portare a una guerra commerciale e inasprire le relazioni post-Brexit Unione Europea-Regno Unito. Nessuna delle due parti vuole davvero una guerra commerciale, ma un incidente potrebbe accadere. Una delle cose interessanti della controversia al momento è che è stata gestita bilateralmente tra Regno Unito e Francia e non tramite il meccanismo dell'accordo di commercio e cooperazione firmato tra l'Unione Europea e Londra. I francesi affermano che il Regno Unito è in violazione di quell'accordo. L'Unione Europea non è stata così schietta come i francesi, ma se hai intenzione di ottenere una guerra commerciale, allora dovrebbe essere lanciata attraverso i meccanismi di rappresaglia all'interno del trattato, piuttosto che dai francesi. La Francia chiede adesso all'Unione Europea una risposta forte. Un incontro è previsto all'inizio di novembre sul commercio Unione Europea-Regno Unito. Bruxelles si trova in una posizione assai scomoda tra i due paesi. Uno ex membro, l'altro membro fondatore.